Siamo in via Pisacane e ci stiamo dirigendo in questo pomeriggio assolato e caldissimo del luglio 2012, oggi 8 luglio, compleanno di mio fratello Claudio, compie 52 anni, dopo essere stati dalle 11 del mattino a casa di un'amica giapponese di Stefano per seguire le fasi del trucco dei ragazzi che avrebbero partecipato alla Zombie Parade, che è partita alle 2:30 dal piazzale della stazione di Porta Genova, scortata da polizia, Digos eccetera, per motivi di sicurezza, garanzia loro, e per raggiungere quindi il centro di Milano, dopo aver anche visto tutte le fasi di preparazione del trucco, essere stato anche in via Vigevano, sul Naviglio, nei luoghi della mia infanzia, dove abitava mia nonna Ada, quindi in via Corsico al 4, avere anche mangiato un panino in via Vigevano, aver ripreso i ragazzi nella piazza della stazione di Porta Genova. Ho fatto un po' quello che aveva fatto circa 20 anni fa a Roma il buon Nanni Moretti nel primo episodio del film Caro Diario, nel quale gira per Roma in una domenica d'estate, una Roma quasi anonima, una Roma deserta, e qui la stessa cosa a Milano. Adesso ci troviamo qui in via Pisacane all'incrocio con via Nino Bixio e arriveremo a casa in via Pisacane 40 da Mangiafuoco Braceria, a casa della nonna Adriana e del nonno Sauro, la via dove sono nato. Sottofondo le canzoni dei Bee Gees degli anni, fine anni 60. Buon divertimento, è così, la vita è questa. La moglie, la Rossana, è a Ponza con Tonino e la Viviana, che mi hanno fatto un bello scherzetto, me l'hanno portata via, tutto sommato. Stefano e Marco sono con le loro mogli, vabbè, Stefano la moglie ce l'ha a Roma, comunque siamo qua, ecco, ora parcheggiamo.